Ehi, fermo un attimo. Giustamente, prima di iniziare con il video, ti volevo dire giusto due cosucce. Innanzitutto lasciami like, quello ormai è di consueto. E un'altra cosa, sono diventato owner della sandbox di Meta MC, quindi potrò fare un sacco di cose in più. Se avete consigli, modalità, minigames da aggiungere nella modalità sandbox di Meta MC, vi lascerò l'IP. Tra l'altro è pure accessibile da Bedrock, e questo è l'IP, ve lo lascerò sempre qui sotto. Andate nei commenti e fatemelo sapere. In questo momento ho in piano di implementare un sacco di cosucce, un sacco di minigames che ho fatto nei miei video, quindi sì, cerchiamo di radunare tutti in un unico server. Ma detto ciò, vi lascio il video, buona fortuna. Dunque, prima di tuffarci in questo video, vi devo giusto dire due cosucce. Partiamo con il dire che questo video non lo volevo caricare, perché è letteralmente una compilation di scleri e smattamenti, quindi lasciamo stare. Però dato che a me faceva ridere, ho deciso di postarlo comunque. Non fate caso a ciò che dico, perché mi sono totalmente scordato del fatto che stessi ancora registrando, quindi sì, è partito il tilt tattico, ok? In questo video, tra l'altro, ho ancora la barba, perché sì, non l'avevo ancora rasata. Ok, basta, vi lascio il video, ciao. Ma bella, 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 tutto bene? Oggi, ragazzi, siamo ritornati nella sandbox di Meta MC. E oggi, ragazzi, da come starete chiaramente vedendo, sto impugnando questa spada perché ho l'intenzione di battere il mio record. Esatto, avete capito bene. Però, giustamente, prima di iniziare con il video, come al solito, se non vorreste avere una spada dritta nel cuore, volevo dire cuore, vi invito a lasciare un bellissimo like ed iscrivervi se ancora non l'aveste fatto. È gratis e non vi costa nulla. Fallo. Iscriviti! Ma detto ciò, ragazzi, via questa spada. Oggi tenteremo di battere il mio record in Crystal PvP. E in questo momento il record attuale è di 6 uccisioni di fila. Ovviamente il rec, perché off rec ho fatto 17 kills, ma quello era nei tempi in cui ero in prime. Quindi, ragazzi, andate nei commenti e fatemi sapere secondo voi quante uccisioni riuscirò a fare. Ma detto ciò, mettiamoci in PvP. Dunque, ragazzi, prima di entrare in PvP, giustamente, mi assicurerò che voi abbiate lasciato like. Oh mio Dio, vi ho chiesto così tante volte all'inizio video. Basta. Ok, vi ho stressato. Avete ragione. Dunque, in questo momento, ragazzi, questa è la sistemazione del mio inventario. E da come dicono le regole di questa sfida, che ovviamente è una sfida personale che applico solamente a me stesso, è che per ogni duel che andrò a vincere dovrò andare avanti duellando persone totalmente casuali. Quindi potrà essere che imbeccherò un qualcuno di fortissimo, o potrà essere che imbeccherò un qualcuno di poco forte. Chi lo sa, è tutta una sorta di roulette russa. Questo è il mio inventario e giustamente da questo inventario dovrò sopravvivere. La cosa che diciamo rende questa situazione abbastanza negativa è il fatto di due cose. Innanzitutto, da adesso posso riparare la mia armatura. Però il lato negativo, quello che diciamo mi triggera molto di più, è che adesso su Meta, a differenza di non molto tempo fa, da quando registrai questo video, all'incirca 3 mesi fa, ora gli item non droppano più all'uccisione. Ho preso un infarto, è andato a sbattere contro un cactus malamente. È che adesso i giocatori, una volta morti, non dropperanno niente. Quindi sarà una sorta di sfida abbastanza croccante, ok? Auguratemi buona fortuna. Prima di iniziare con questa sfida, ovviamente, però mi devo scaldare, perché ho appena acceso il PC, quindi sì, faccio questi piccoli minuti di riscaldamento e dopodiché iniziamo. Boys, rieccoci qua, finalmente possiamo iniziare con il PvP. Senza perderci in chiacchiere, RTPQ, questo è il mio inventario, prigheppolo, giustamente, prima di entrare in PvP. E vediamo chi riusciamo a beccare. Ok, Ender, oh, piano. E cerchiamo di non farci prendere troppi cuori, possibilmente. Ok, siamo partiti molto bene. Allora, cerchiamo di non abbassare troppo la guardia. E sto ragazzo sta durando più di quanto mi aspettassi. Diciamo che questa sfida consiste nel farlo fuori il più presto possibile. Ti prego, no, ti prego. No! Ok, qua. Magari qui riesco a fare qualcosa? No. No! Cavoli. Magari riesco a fare qualcosa qui? Vediamo. No. Ok, buono. Allora, non posso rekittare, quindi facciamo molta attenzione. Questo primo PvP è andato abbastanza bene, dai. Mi aspettavo di peggio. Però, sì. Piano piano sto ancora migliorando, ragazzi. Non faccio questa PvP da un sacco, veramente un sacco di tempo. Ne è passato di tempo. E direi di fare il nostro prossimo duel. Al momento siamo ad un'uccisione fatta. Prima di non beccare qualcuno di fuori. No, di nuovo lui no, però. Ok, gli ho fatto già il totem. Ti prego, vola. Ok, a posto. Seconda volta ucciso e non è durato molto questo PvP. Però, ragazzi, è andata bene perché, sì, la mia armatura è ancora ben messa per il momento. Ancora un po' di ampolle. E, cristalli parlando,
Sì, siamo messi anche qui bene. Dai, ok, siamo messi ancora bene. Dai, siamo appena agli inizi. 2 uccisioni di fila. Devo battere 6 kills di fila. Assolutamente. Chi sarà il mio prossimo avversario? Vediamo. Non lo conosco questo. No. No, questo usa l'elitra. Magari è forte questo. Fermi un attimo. No, mi sa che questo è forte. Rip kill streak, quindi. Ok. No, cavoli. Cioè, io ho provato a prendere il totem e c'erano i blocchi di sabbia e ho missato, mamma mia. Vabbè, fa niente, comunque, primo tentativo è andato. Non ci preoccupiamo, non ci buttiamo giù, perché andremo a fare un altro tentativo subitissimo, senza perdere tempo. Ok, vai, primo PvP. Let's go. Ok, non è FK, si è mosso. Io conto i duelli dove le persone si muovono, esatto, tipo adesso, avete visto? Ok. No. Damn. Ok, andiamo qua. No. Come ho fatto a prendere knockback? Io ho tirato l'hit. L'avete sentito? Ho sentito io dell'hit. Ok. No. No, male. Mamma mia. Ma sto ragazzo mi sta prosciugando. No, e dai. Ma cos'è che sono diventati tutti fortissimi in crystal magicamente? O sono io che sono diventato troppo scarso e non riesco a stare al passo di tutti? Ok. No, ho sbagliato tantissimo. Lì ho sbagliato tantissimo. Ok, vai. Non ci rendiamo. Ok, contro di lui di nuovo. Chi sono questi giocatori? A volte sbucano giocatori che sono diventati. Boh, HT1. Te lo giuro, fra. Ok, guarda cosa mi fa. Totem, sì, va bene. Ok, fatto. Oh, va bene, dai. No, comunque a volte, ragazzi, non capisco se un qualcuno stia cheatando o meno, anche perché è difficile capirlo quando fai crystal PvP. C'è troppo movimento, quindi ecco, diciamo che è facilmente confondibile. Vabbè, comunque, per il momento, una kill fatta. Oh no, di nuovo questo. No, stavolta non abbasso la guardia. Non mi interessa. Potrei essere HT1, però io cerco in tutti i modi di... No, per me è un alt questo. O è inglese o è un alt. Dio, no, è impossibile essere così. Allora, se sei così forte e nessuno ti conosce, o stai cheatando o sto rosicando io. Nah. Ok, ragazzi, ho fatto un piccolo controllo a quell'account che ho duellato ed è una alt, ok? Quindi praticamente è un qualcuno che sta utilizzando un altro account per, tra virgolette, nascondere la sua identità. Quindi magari è un ragazzo forte e non si vuole far riconoscere. Quindi vabbè, posso capire. Però non farlo. Che dopo io penso che tu citti, bro. Non posso farti fuori, prosciutto rutto. Ti prego. Non voglio morire, sono stanco di morire. E poi devo fare assolutamente sta cosa qui al più presto. No. Ok, buono. Ok. No. Ok. Bene. Perfetto. Let's go. Stavo per scrivere /K1 per riprendere il kit. Ci è mancato veramente, ma veramente poco. Però ok, non l'ho fatto. Bene, armatura messa abbastanza bene. Sì, direi di sì. E facciamo subitissimo il RTP Q, dai, andiamo, senza perdere di tempo. Allora, allontaniamoci perché non vorrei che qualcuno mi poppi istantaneamente il totem. Prosciutto rotto di nuovo, vai. Con la litra? Ok, a posto, dai, siamo a 2 in teoria, No, chi è questo adesso, chi è? Ah no, ok, questo penso di averlo già visto. Se non sbaglio l'ho visto in Sword, sto ragazzo. Che ci fai qua, bro? Ok, basta, facciamo così. Ok, a posto, vai. GG's. Ok, ragazzi, stiamo andando molto bene. È partito benissimo questo round. Molto bene. Non ho ancora richittato l'armatura e l'inventario. Sono messi ancora molto bene. E senza perdere di tempo... Stavo per rechittare. Guardate cosa stavo scrivendo in chat. Guardate, K1. No, non vale ritornare. Che vuoi? Che c'è? Ciao. Ah, vuoi fare screen? Ciao. Se mi attacchi, qualsiasi cosa farò contro di te, vale. Non mi attaccare. Un colpo, Andiamo. Un colpo e parto. Ok, a posto, GG. Hai firmato la tua condanna a morte, bro. Oh. Ok, a posto. Mamma mia, 3 anni per piazzare quell'ancora. Oh, chi è questo? I love you, riposo. No. No, che ho fatto? Com'è che la gente, quando piazzo le ancore, subitissimo lo fa esplodere? Non ho capito sta cosa. Mi ha distrutto. Un altro round, non ci si arrende. No, di nuovo questo in alto. Ok.
Vediamo se riesco a cucinarlo. Vedete, è difficilissimo uccidere queste persone qua. Guarda, 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 guarda. No, dai. Io non mi arrendo. Finché non batterò il mio numero di decisioni di fila, questo video non terminerà. Quindi potrà durare anche un'ora, non mi interessa. Buono. Questo, ok, non è FK. No, ha perlato un'altra volta. No, non dirmi che sei un runner, ti prego. No. Ok. Ok, a posto, GG's. No, di nuovo lui no. Ti prego. No, ti prego. Ti prego. Alzati, bro. Ok. No. No, dai, ma perché sempre con lui, muoio? Cioè, lui, cavoli, mi sta coccolando lì. Bling, bling, bling. Ecco, di nuovo lui. Se muoio un'altra volta, quitto. Guarda, è impossibile. No, però... Io vorrei capire che tier sei. Che tier sei? On top. Non è possibile che è l'unica persona che non riesco a uccidere. Cioè, l'altro l'ho ucciso. Cos'è? L'ovvio riposo. Questo invece no, è un muro. Comunque, dai, un'uccisione fatta, vai. No, di nuovo lui no, però basta. Ma che è? Curse è una maledizione. Ma nessuno gioca qui, scusatemi. No way, ho piazzato il cristallo. Il cristallo è andato a FK. No, non posso piazzare il item lì, ovviamente. E non posso piazzarlo qua perché ci sono i suoi piedi in mezzo. Ma che c'hai? 42 di piedi? Guardate, ma... No, dai, è impossibile, è inverosimile. Non muore mai, oh, ma che è? Terminator! Nah. Immaginate sta cittando sto uomo. Ok. No. Oh, qua si scende, guardate. Ma fermi però qua. Non posso manco richittare, cavoli. Cioè, guardate, unico delle persone che mi cresciuga tutto. No, dai. Sto per diventare Goku scimmione dorato. Oh, eccolo qui. Sembra tipo il boss finale. Oh, ve lo giuro, ho duellato pochi giorni fa, ok? For real mommy. E riuscivo a ucciderlo almeno una volta ogni tanto. Lui non muore mai. Non so se tipo... Vabbè, mommy perché non era nel suo prime. Però, vabbè, questo è un alt, di sicuro. Ma che tier è? E non lo conosco. Cioè, ho visto l'alt, però non lo conosco. Non ho mai sentito parlare di lui. No, non ha senso. Cioè, primo duel mi becco lui. Ok, vai, let's go. Non si abbassa. Cosa vuol dire non si abbassa? I pantaloni non si abbassano, ho capito. Che ho fatto? Perché sto laggando mentalmente? No, non mi fa ricucinare così. What? Come ho fatto a piazzare quella ancora? Bro, ma che è? Le braccia lunghe. Comunque, ragazzi, anche questo mi sta prosciugando tutti i totem. No. È brutto di fare queste sfide, ragazzi. È brutto di fare queste sfide. Che c'ho? Il blocco di... No. Ok. È brutto di fare queste sfide. Nulla, ho finito i totem. Vabbè, l'ho ucciso adesso, ovviamente, quando ho zero totem. Ragazzi, siete diventati troppo forti. Non so cosa sia successo. Non so se sono io che sono diventato troppo scarso. Probabilmente sarà quella la risposta. Però veramente, tutti dei mostri sono. Tutti. Quindi questa sfida è ancora più difficile. È già bello se riuscirò a toccare il mio record. Se riesco a toccare il mio record, veramente faccio i salti all'indietro. Forza. Ok, vai. Stavolta gioco con prudenza, ok? Sì, giochiamo... No, questa non è prudenza, bro, ok? Ok. Ok, qua. Dov'è? Qui. Perfetto, ok, andiamo qui. Lo facciamo andare in aria, ok? Totem, sdraiato, ok, ha preso, ok?
posto? GG's. A posto. Ok, questo duel me lo sono giocato un pochino con prudenza. Questo tempo, dai. Ce l'ho fatta quasi, dai, ce l'ho fatta. Forza, ti prego. Ok. No. Dov'è? Ok. No, ti prego. No, oddio. Comunque ragazzi, apprezzate il fatto che sono migliorato un pochettino nel retoteming, almeno quello. Prima morivo tipo 2 secondi dopo. Adesso almeno riesco a durare un pochettino di più. Vabbè, mi si è rotto l'elmo. È già finita la sfida? Basta, dovrei tornare a giocare a Crystal, veramente. Non ci gioco da mesi. Sono passati troppi mesi da quando giocavo proprio attivamente. Adesso mi sto dedicando troppo al Sword. Ok, Velesco. Concludiamo questo PvP, tanto ormai l'ho perso. Sono stati tutti forti, mamma mia. Bravi, sono felice comunque. No, a parte gli scherzi, sono felice. Sono felice del fatto che un sacco di giocatori sono diventati veramente forti. Cioè, io li duellavo un paio di mesetti fa e riuscivo a fare qualcosa. Però adesso, ragazzi, sono tutti dei titani. Cioè, non sono riuscito a beccare uno scarso. Uno scarso è difficile da beccarlo adesso. O che sono io proprio che, ecco. Che tipo sono proprio peggiorato, come ho detto prima. Però ragazzi, ripeto, purtroppo non ho molto tempo. Poi sono stato in fase di trasferimento. Quindi vorrei tanto essere libero come tanti di voi, però non posso. Ho gestire. Ok. Oh. Osannae. Osanna Cristo Signor. No. Dai, però ero in bocca al cristallo. Oh, tutte le volte che voglio piazzare il cristallo in piedi a qualcuno non riesco. Ok. Ush. Vorrei avere il vostro parere comunque, innanzitutto. Secondo voi, a parere vostro, dall'ultima volta che ho fatto il video sul cristal, sono migliorato, sì o no? Siate sinceri, non ho voglia di gente che mi dice: no, Carpi, sì, sei migliorato, sei un pro. No, voglio che siate tipo sinceri, perché ovviamente senza sincerità... No, bro, non posso scrimare adesso, no, mi spiace però. Perché senza la sincerità, ragazzi, non potrò mai andare avanti. Quindi datemi un parere su cosa dovrei migliorare, perché magari provo in Crystal e fammi sapere esattamente cosa dovrei migliorare. E ora, vediamo se riesco a uccidere questo 12 franci. No, è provato via. Ok, andiamo qua sotto noi. Ok, Ok. Oh no, ti prego. Non so quante kill sono. Non so quante kill sto, ma so che non sono morto per un bel po' di tempo. Almeno quello. Ok, boys. Ci siamo. Facciamo attenzione. Ok. No. No, ok. No. No, ti prego. Sono morto da solo. Let's go, finalmente l'ho ucciso. Mamma mia, dopo 52 adesso l'ho ucciso sto ragazzo. Ok, non capisco chi sono. 12 franci, va bene. Lui è fattibile. Wow, Airplace. Croccante. Ah, non pensi di andare, bro. Pensi di fare la marmotta con me. Ok. No. No, mi sta prosciugando sto uomo. Mi sta prosciugando. No. Sono stati tutti forti, mamma mia. Aiuto.
no way. Ok, sto video purtroppo, ragazzi, dovrò intitolarlo in un altro modo. Altro che battere il mio record qua. Qua è record di sopravvivenza. Nel senso, riuscirò a sopravvivere contro i giocatori? Le serve più pericolose di Minecraft? Te lo giuro. Si è rotto pure qualcosa adesso. Il mio elmo. Cioè, renditi conto. A che situazione siamo arrivati? Ma dai, ma dai, ma dai. Ok, ragazzi, mi farò questo ultimo round di PvP e vediamo quanti duelli riuscirò a resistere. E auguratemi buona fortuna. Spero di arrivare almeno a 3 stavolta. No, 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 no. Dove pensi di andare? Nelle caverne, bro. Che vai a trovare i diamonds? No, no, no. No, no, no. Qua si mette un cristallo ed è finita. Ok, facciamo così. Dio questo. Andiamo qui. Ci andiamo qua sotto. Eccolo. Acciso. A posto. A posto. 200 IQ. RTPQ. No, 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 no. Oh, Dio. Ok. Dare. No, oddio. Che ha fatto? Ha fatto tipo proiezione qua. Proprio si deve essere Naruto. No, no, no. Ok, ci stiamo guardando negli occhi, bro. Direi che la situazione non è croccante qua. Prego, ok. Ok. No, 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 no. Ho sbagliato i blocchi. Prego, ok. No, 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 no. Oddio. Ok, let's go. Ok. Vai, vai, vai. No, 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 cosa è successo? No, ancora nelle caverne, vai. No, 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 basta, basta fare così. Che sei un topo? Non ho capito. Ok, a posto. Non so quante kills io sia, però sta andando bene, sta andando bene. Di nuovo lui. Oh, ragazzi, tutti i duelli randomici, ripeto. È un caso che becco solamente lui. Ok, buono. Di nuovo lui, no, ok. No, 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 no. Pensi di andare, pensi di andare. Ok. Facciamo così. No, col, no, un altro. Questo qui con gli scudi, io li detesto, veramente. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Ok. So che mi vedi, però è inutile che fai finta. Sei pure provato sopra. Ok, scendiamo più fuori. Allora scendiamo, scendiamo, no! Scendiamo nelle deep dark, scusami, andiamo, andiamo. Vieni, 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 andiamo. Ok. Ok. È il mio momento. È il mio momento di morire. E nulla, ragazzi, spero vivamente che questo video vi sia piaciuto. Da come avrete chiaramente notato, non sono a livello di un LD3 perché sono stato battuto da diverse persone. Però sapete una cosa? Ormai non mi importa più. Non sono più in grado di giocare a Crystal come i vecchi tempi. Abbiamo fatto un paio di kills, dai. Diciamo che nei movimenti sono abbastanza migliorato. Penso, personalmente penso. Però devo migliorare in altre cose che giustamente dovrò valutare andando avanti col tempo. E noi ci vediamo domani alle 15:30 come al solito con un nuovissimo e freschissimo video. Ciao belli.